Piccola premessa prima di iniziare il video, ragazzi. Allora, innanzitutto su questa serie ci punto molto, probabilmente ci punterò anche il canale perché è probabile che venga bloccata e che mi venga bloccato anche il canale perché dovuto è roba Marvel, la musica Marvel, eccetera, eccetera, quindi c'è un grosso rischio. Poi, seconda cosa, ho tagliato almeno l'intro filmata, un pezzo dell'intro filmata, altrimenti c'era sempre la storia del copyright con la musica, quindi mi dispiace per questo inconveniente. Seconda cosa, The Shadow Like. Ma va. So chi se l'aspettava questo, forse qualcuno. Vi do il benvenuto in Marvel Spider-Man. Devo fare una premessa grossa quanto una casa per questo gioco. Allora, su questo gioco mi ci gioco forse probabilmente il canale, perché sebbene la musica l'abbia abbassata, sebbene ci sia tutto il resto, eccetera, eccetera, basso e cose così, c'è la possibilità che venga bloccata questa serie, quindi attenzione, non so ancora se sono possibilitato a farla, non so se c'è ancora fuori il polo spoiler, però io questo gioco l'ho giocato, l'ho platinato. Mostrerò anche una foto dove c'è i trofei del mio schermo, giusto per mettere prove. E so che il mio canale è stato diventato abbastanza, diciamo, no, non è famoso come dovrebbe essere famoso così, però è abbastanza conosciuto tra quei 112 iscritti che ringrazio con tutto il mio dannatissimo cuore, anche il sangue che ne esce di esso quando lo spremi. Che ci è piaciuto molto Spider-Man Web of Shadow, meglio il gioco che non si trova, dimmi, non riesco a capire. Comunque, come potete vedere, la prima partita è completata al 100%. Giocata l'ultima volta il 3-10 perché adesso praticamente perché l'ho modificato le impostazioni. No, 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 no,
Speravo rimanesse basso il volume, invece no. Se mi chiamano copyright, io mi do un colpetti, una cioppola sul collo, perché se no non è contento il gioco. Ma tanto sono sicuro che me lo chiamano copyright. Non sono uno di quelli là famosissimi che c'hanno i contratti. Ma anche solo firmato in teoria dovrebbe darmi copyright. Devo dire che la critica... Anzi, starò zitto sempre nei video. Tutte le unità, mobilitazione 4, direzione Fisk Tower. Fisk? Woo! Questo sì che è oscillare. Maledizione. Si hanno azzeccato. Ora, l'unico problema mio è che sono abituato al personaggio potenziato al massimo. Qui Watanabe. L'avete già beccato? No, siamo alla Fisk Tower. Devo alzare un filino... Posso unirmi anch'io alla festa? Anche perché sto usando il volume delle cuffie. Ho messo autoparlanti cuffie. Quindi probabilmente sentirete quello che sento io. I suoi uomini stanno bloccando la colonna dei rinforzi per impedire che arrivino qui. D'accordo, ci sono quasi. È uno Spider-Man totalmente diverso dal classico. Diciamo.
non è il classico Spider-Man. Allora, c'è un misto di cose che accadono in quasi molti, in moltissimi fumetti. Parker, dove sei? Dobbiamo provare la dimostrazione prima che arrivi la commissione che stanzia i fondi. Sì, mi scusi. Sì, devo risolvere un problema personale. Arrivo subito. Squattrinato come non mai, poi. Devo liberarmi in fretta per dedicarmi al mio vero lavoro. È squattrinato come non mai. È proprio diverso, proprio lo Spider. Allora, c'è molta somiglianza con lo Spider-Man Unlimited, per chi ha letto i fumetti. È la madonna. Vabbè, tanto saprò già tutto, però eviterò totalmente di spoilerarvi. Ho uno solo. Wow. Mm-hmm. Ta-ta-ra. Giorno, ragazzi. E allora potete dire tutto quello che vi pare. Sì, è il videogioco è uguale. Il meccanica del videogioco è molto simile a... Ma perché devo schivare? Quando non mi serve. Vi avverto, oggi sono in vena di pugno. Beh, ovviamente sono... Sono abituato troppo al personaggio al massimo, perché c'ha tutte le abilità. Ovviamente... Qualcuno gli spari! Accidenti, Fisk dà lavoro a parecchia gente. Ci devo riprendere la mano. Spider-Man, qual è la situazione? Qui ho quasi finito. Tu? Stiamo per entrare. Arrivo subito. Non voglio perdermi la faccia di Willy quando lo ammanettate. Voilà. Ok, Yuri, ho finito. Cosa sta... Porca puttana. Porca troia. Yuri! Pure questo personaggio, Yuri Watanabe. Aspetta. Sapevo che Fisk non si sarebbe reso. Ah no. Ah, stavo a dire, sembrava una cosa che avevo già visto. E pure questo personaggio, Yuri Watanabe, è presente nei fumetti. E ne ho viste delle cose nei fumetti. Chiedo di avere praticamente quei numeri di Spider-Man, di Unlimited, non mi ricordo come si chiamava, Ultimate Spider, adesso non mi ricordo neanche più come si chiama l'album, l'albo dei fumetti di Spider-Man. Me lo ricordo perché li conosco, perché sono le cose. Dai, dai. Inviate rinforzi e bloccate il traffico aereo. Yuri, tutto bene? Se fugge dall'edificio lo perderemo. Non fuggirà. Accomodati. Sì. Grazie. Sì. Buongiorno, Willy. È uno Spider-Man, diciamo, maturo. Perché allora, innanzitutto, non c'è... non c'è l'origine. Per una volta non hanno fatto vedere un'altra... Ma lo so come funziona... Compratore Bondo, compratore aereo, garantisce... Non deluderti, amico, ma tu non farai un bel niente. Grazie per la botta di autostima, ragazzi. Ormai sei finito. Quello che si dice è un ambiente di... Avrei voluto giocarlo in difficoltà alta. Però... Sinceramente parlando, non sarebbe neanche stato il motivo, non ci sarebbe stato motivo, perché neanche a dire che c'è un trofeo. Non
Vabbè, le combo classi sono queste all'inizio, ragazzi. Poi se faccio così dovrei curarmi. Aio, chi è che me spara? Mi sa che era un poliziotto che mi ha sparato per sbaglio. Aspetta che arrivo. Devo sistemare quei cecchini. La cosa stupida è la capacità di poter semplicemente annientare un nemico se sta vicino a un muro. Perché basta lanciarli. Vedete, adesso guardate questo. Vabbè, i gadget sono infiniti. Basta che ricarichi, si ricaricano. A parte solo il lancia la ragnatele. Bisogno? Ascensori bloccati per le scale. No, è una trappola, imbecilli. Preferisco un approccio diretto. Spider-Man, novità? Mi dirigo ai piani alti, sperando che nessuno riattivi gli ascensori. Stanno sparando agli elicotteri. Temo che Fisk abbia uomini armati su ogni piano. Che pensami? E ci attacca con tutto quello che ha. Che pensami? Che pensami? Te sta per cupì. Abbiamo una chiamata. Stanno cancellando i dati sui server. Quelle prove ci servono se vogliamo tenerlo dietro le sbarre. Ok, alla sala dei server. Sempre a che pensami? Chiamerò sta puntata. Che pensami? Devo rispondere. Zia May. Ciao zia May. Che cos'è questo baccano? Niente. Sto guardando un film di supereroi. Che c'è? Allora mi confermi la cena di domani? Assolutamente, ma ora devo andare. D'accordo. Vince al piano superiore. Anche a te. Spider-Man. Ho mancato totalmente. Aspetta, Aki! E' qua tu. Ok, a testa. Quanto mi dà fastidio che... Anche se schivate il proiettile, c'è la possibilità che venite colpito comunque. Eseguire il colpo di... Ah, sì, il colpo di grazia. Fatelo smettere di saltare. Dai, uno qualsiasi. Pensate davvero che per voi finirà bene? No, è uno Spider-Man decisamente più maturo degli altri. Ha già subito quello che ha subito, cioè ha già fatto le sue lotte incredibili. Però siamo in un universo dove alcuni dei nemici non ci sono. Che ne so te posso dire. Ma non posso dire niente perché sarebbe uno spoiler. Avanti il prossimo. Poi? Rimpiangi le tue scelte di vita. Ah, le battute. È il classico Spidey un po' burlone e un po' secchione. E che faccio? Se entrassi da qui distruggerebbero le prove. Devo trovare un accesso secondario. Dov'è che stava? Okay. Ecco. È come la buca del bianco ragno. Questa non l'avevo. Sarà anche uno sporco criminale, ma i suoi condotti sono piuttosto puliti. Presto, il boss vuole che cancelliamo tutto. Non posso fare tutto. Che teneri quando sono neri. Come andiamo? Siamo a metà. La cosa migliore è che ci sia di nuovo questa cosa. Diciamo che c'è un misto tra Amazing Spider-Man e... Vabbè, la maniera in cui... usa le ragnatele per muoversi è incredibile. È sinceramente incredibile. È stata fatta molto molto bene. Per questo lo stanno elogiando. Molta gente invece non gli piace il fatto che sia un po' ripetitivo. Beh, sì, un po' ripetitivo è. Oh, do cacchio. Ah, ecco, infatti. Siete posso? Ho scordato la password. Lontano dal pannello. Qual è il pannello? Devo accedere al pannello prima che cancellino tutto. E ci sono molti minigiochi. I loro sistemi di sicurezza. Oh, avete dimenticato di aggiornare il kernel. Nascondersi tra i server. Madonna santa. Disse quello che sta cancellando la sua cronologia. Dopo tutti questi anni sei rimasto sempre il solito moccioso ignorante. Vero, ma fa parte del mio fascino.
Abbattete quella porta! Come ho già detto, è maturo, quindi le sue battaglie. Le sue battaglie ha già fatte. Guardati intorno, questa è opera mia. Tu cosa hai realizzato? Ti ha fermato? Ho sconfitto un signore del crimine borioso e arrogante prima di colazione. Senza di me, la feccia che tengo al guinzaglio finirà fuori controllo. E la vabbè. Ricadrà su di te. È stato un lungo viaggio, Fisk. È quasi triste. Come quando qua. Vabbè. È solo il preludio. Beh, preparati per il momento clou. Un calcio in faccia. Accessivo. Yuri, un'esplosione ha... Ho visto. Fisk potrebbe aver minato l'edificio. Chiamo gli artificieri. Aprirò loro la strada. Ah, siete ancora. Uccidiamolo, il boss ammazzerà noi. Aggiunti i fuochi d'artificio. Dicevi? Ti insegno io a portare rispetto. Direi che sono finiti. In teoria dovrei usare più le combo, quelle, quelle A in alto adesso, perché faccio più danni in teoria. Almeno credo. Via libera, avanti! Tanto di scudo. Ehi ragazzi, le bombe fanno parte del piano di fuga. Sembrano intrappolati. Tu pensa a loro, noi cerchiamo le bombe. Va bene. Sergente! Aiuto! Aiutatemi! L'esplosione, tutti fuori! Ma va! Mi fa ridere sta cosa. Ho sentito altre voci da laggiù. Li troverò. Sono arrivato. Sto arrivando. Lo sollevo. Uscite in fretta. Se potete camminare, aiutate i feriti, ok? Sì. Ci sono molti quick time event in effetti. Ah! Oh. Via, via, forza! In effetti la sua dose di forza ce l'ha. Perché Spider-Man c'ha la super forza in realtà. Okay, Willy, sto arrivando. Anzi, credo abbia tipo come se fosse la formica. Come va, no. Capitano? Non mi ricordo. Potrebbe andare meglio. Gli elicotteri sono danneggiati, appena atterrato l'ultimo. Se Fisk chiama un elicottero, non possiamo impedirgli di atterrare. E nessuno che lo possa inseguire. Perché ho il sospetto che avesse calcolato tutto? Perché probabilmente è così. Diamine. Yuri, fai salire i medici, ora! Ci proviamo! Scusate, scusate! Ah, per l'amor del cielo, un po' eccessivo, non credi? Attenti! Hai finito di fare casino. Altri missili! Mi sembra un filo eccessivo, no? C'ha ragione! È il 7 di luglio, no? Fregato. Ok. Porca troia, poi c'è sì. Possibile che gli artificieri siano passati da qui? Prendiamolo. Chi è? Spingete, ne ho abbastanza per tutti. Non sei immune al piombo. Ok, la stanza è libera. Gli artificieri devono essere più avanti. Spero stiano bene. E com'è che non sei sotto? Voi state bene? Stavamo per chiamare i rinforzi. Sono qui apposta. Va avanti, ti copriamo le spalle. Come no? Attenzione, capo. Idioti. Sempre corrotti. Prego. Ma sono vulnerabili le attacchi alle spalle. Quindi voi le cavate le chiappe a Fisk. Oh, non riuscirò più a togliermi l'immagine dalla testa. Prendiamolo. Abbattiamolo.
Peccato che il vostro piano sia fallito. Ma avete un piano B, farvi prendere a calci. Non deve entrare nell'ufficio. Perché a volte la telecamera, perché la telecamera non inquadra pienamente. Ma che bella st'ufficio però, cazzo, Sono fuori dal suo ufficio. Però le... Ah no, sono sempre samurai, quindi sì, stavo di... È stato di Napoleone. È stato di Napoleone. Stonano un po' che samurai, però. Sono sempre samurai. Devo dire che c'è un ottimo gusto. Ma anche infatti dei vestiti, signor. Scrivi le tue memorie? Non dimenticare il trattino tra Spider e Man. Questo me lo dovrò ricordare io. Preparate l'elicottero. Arrivo subito. Oh merda. Sono sorpreso di incontrarti. Ma il tuo teatrino finisce qui. Ah, mi viene da starnutire. Sai che riesco ancora a vederti, vero? 8 anni della tua insolenza. Ed è già 8 anni che è Spider-Man, praticamente. Oh, per me! Non dovevate! Oh, shit! Sta ricaricando. Che stai facendo? Niente, rompo i tuoi giocattoli. Niente! Fatto. Com'è possibile? Che c'è, Willy? Sembri arrabbiato. Io ti distruggerò. Oh shit. Fa del tuo peggio. Carica. Era il momento giusto. Andale. Porca puttana, quanto odio le sue combo. Quanto odio le sue combo. La prima volta ci sono morto facilmente. E tanto so, si ricaricano automaticamente. Stai calmo. Non sta calmo mica. Qualcosa che ho detto. Stai perdendo, Willy. Non ho nemmeno iniziato. Oh merda. Oh. Questo mi ricorda questo scontro mi ricorda un po' il fumetto che ho, che è simile a praticamente raccontava le origini. Male di questa città. E praticamente stavo per dire lo stesso. Il primo scontro è stato contro Kingpin. È stato incredibile quando Spidey, per scappare da Kingpin. Ci avrei un po' di tizi in mezzo alle palle, se non ti dispiace. Porca puttana. No, grazie. Cosa mi pago a fare? No, so difendermi da solo. Mica da... Poraccio. Imbecilli. Gli ha dato una mazzata, gli ha dato. Dove sono i rinforzi? No, ricominciamo questa storia dei pugni infiniti. La rendi? Aia. Oh no.
Mannaggia, mi... Sapete qual è il problema? Che praticamente il quarto colpo della sua combo va a segno a prescindere. Vedi, non ho... Era dietro da te. Carico. Ma ci devo ripiare un po' la mano. No, no. Ah, ok, una semplice lancio. Ups. Boom. Però è molto scenico. È vero che lo sto... Non credo di vederlo neanche a grafica ultra, perché la mia non è una pro. Non è nemmeno una TV incredibile. Quindi... Destra, tennis. Cazzetto. In arrivo. Ah no. Allora, dovremmo baciarci? Oh. Ah, la citazione al primo film. Citazione al primo film. Beh, era bene il nostro lavoro, l'abbiamo fatto. Guarda i dettagli, si vedono addirittura i colorati del sudore dietro al collo. Bellissimo qualcosa. Finalmente vai a Riker. Mi sa che lì dentro hai anche più nemici di me. Non illuderti che sia più di una breve parentesi. Ops. Mi ricorda un attore, ma non so che attore sia questo. Ho l'impressione che ti servirà. Idiota! Sono io ad assicurare l'ordine in città! Un mese! Tra un mese tutti rimpiangeranno la mia assenza! Arrivo il profeta Paxo. La fine è vicina! Kingpin sta andando in prigione. È la fine di un'era. Dovrei festeggiare. Una nuova era. Magari. Quali soldi? Non c'hai neanche i soldi per pagarti. Allora. Adesso spiego velocemente il potenziamento delle abilità. Ovviamente il potenziamento del personaggio. Ah, con i livelli ovviamente potenziate le abilità. Vabbè, qua abbiamo l'elenco mosse, ci fa vedere tutte le mosse che abbiamo, che anche quelle che sblocchiamo. Personaggi vi fa vedere ovviamente i pseudomini, amichevole Spider-Man di quartiere, testa di tela, lanciatele, tigre. Tigre, sapete chi è che la dice. Allora. Questo. Difensore, fidatevi. Molte abilità del difensore sono uniche. C'è proprio il costume tutto distrutto. Non so come funziona. Allora. Parker, dove sei? La commissione sarà qui a momenti. Dobbiamo collaudare i macchinari. Sto arrivando. Sono a pochi isolati. Ah, mi toccherà fare da solo. Non no, fare. È pericoloso. Allora, da questa New York. Entusiasmo del dottore, ma a volte rischia di metterlo nei guai. Devo essere lì prima che si faccia male. Da questa New York, fatta incredibilmente bene, vi do il... Innanzitutto vi dico di lasciare un mi piace se vi garba il video, commentare sotto e iscrivervi al canale. Ditemi la vostra se questa serie vi sconfinfra o se avete già visto praticamente tutto, perché è già passato un mese, anche di più, dalla uscita di questo gioco. Niente, vi ricordo che con un gambata alla mano si può cambiare il mondo, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Bye bye.